tiriamo via questa cosa che mettendo in ordine ho ritrovato alcune cose. E benvenuti in questo nuovo video. Allora, sì, ebbene sì, oggi ho la parrucca perché ultimamente mi sono accorta che questa parrucca mi piace molto e mi dispiaceva tenerla nel cassetto. E cassetto, insomma, sì, quello che è. E niente, volevo fare questo video per parlare del Rimini Comics, solo che ancora non ne ho avuto modo e maniera. Perché? Perché il cellulare mi stava trollando di brutto, non riuscivo a filmare, non mi funzionava il programma per modificare i filmati, e la luce fa cagare, non ci fate caso, la luce fa cagare, perché oggi c'è un tempo di merda, e cioè brutto, e io adoro la pioggia, premetto questa cosa che io adoro l'aria di questa fiera. Allora, per prima cosa devo dire che come Rimini Comics credo che sia stato finora almeno il migliore e mi è sembrato che ci fosse anche molto più gente, però l'ho trovato organizzato meglio e in un certo senso mi è piaciuta tutta la fiera in generale. Non ho fatto grandi acquisti perché non ne sentivo la necessità, anche perché avendo appena fatto il Ferrara Comics e avevo preso, che io ho fatto vedere i vari acquisti tipo pushing e cose varie, non ho voluto acquistare troppe cose perché uno, non sapevo se mi ci stavano in macchina, due, semplicemente non ne sentivo la necessità, però ho trovato due o tre cosine e visto che ce le ho qua che girano per la stanza, poveri cristi, e ho voglia di tirare fuori queste cose con voi. Ora ve le farò vedere queste carpe meravigliose che ho preso in uno stand che aveva tutti questi articoli giapponesi. E queste carpe le avevo già viste da un'altra ragazza nel suo stand, e gliele avevo chieste per tutto il tempo e loro mi avevano detto che le avevano trovate, non si ricordavano nemmeno bene loro come, dove, quando e perché, e io invece quando le ho trovate non ho resistito perché appunto mi piacciono molto e sono uno dei simboli appunto in Giappone, e quindi le ho volute e quindi ho comprato le carpe. E questa cosa mi piace molto perché queste carpe mi piacciono tantissimo. Anzi, guarda, quasi quasi mi faccio anche un selfie con le carpe. Ecco, ho fatto anche un selfie con le carpe. Wow! Ok, dopodiché, dopo questo acquisto sconsiderato, proprio fatto per, sempre comprato alla fine della fiera, è stato questo micione, questa cosa morbidissima che abbiamo comprato sia io che Mako, però lei l'ha preso grigio, io l'ho preso bianco con le orecchie grigie ed è bellissimo ed è molto soffice. Io l'ho messo vicino all'alpaca perché sì, sono riuscita a mettere a posto e quindi sono riuscita a fare spazio. Ora questa è la busta con le altre due o tre cose. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo, che è un cosplay che ho acquistato da una ragazza e vedrete prossimamente, lo rivendeva, l'ho anche già provato, mi sta bene e quindi sono una persona molto felice. Non lo getto lì in modo così sconsiderato perché non me ne faccio assolutamente nulla, ma perché tra 5 secondi, quando avrò finito di filmare, verrà riposto nell'armadio, appeso, con tutto messo bene, ve lo giuro, ve lo prometto, sono una brava persona. Sì, lo ammetto, giuro. Ok, allora, un omaggio che ci hanno fatto è stato, sono stati dei ventagli e io mi sono tenuta questo, ma ancora non mi ricordo quale ha, ma ne ha uno simile, però a me piaceva questo, che ce l'hanno regalato in uno stand in cambio di pubblicità. E lo stand non mi ricordo però quale fosse, ce l'ha il biglietto da visita, ce l'ha Marco. Qui ho preso una blind bag, quindi una specie di, alcuni stand avevano queste buste e voi spendevate un tot e dentro c'erano degli articoli. Allora, la prima cosa che ho trovato è questo, orecchie. Un'altra cosa che mi hanno dato è questo, che credo sembri tipo una fragolina ed è
possibilissima anche questa, poi c'è una scritta in giapponese dietro, ovviamente non so cosa vuol dire, però è troppo carino, morbidosa. Poi un paio di calzini anche abbastanza lunghi con, se non vado errato, mi sembra che questo sia uno dei protagonisti di Adventure Time, mi pare, o comunque di uno di quei tipi di cartoni lì. Quindi ho trovato queste, i calzini sono sopracciotte. Poi, allora, questo aspettate perché è collegato un altro. Poi il destino mi ha voluto far tornare al mio primo cosplay, che io avevo fatto Dead the Kid di Soul Eater, e quindi il destino mi ha dato questo, mi ha fatto avere l'anello di Dead the Kid. Ah, e adesso allargherò perché lo volevo tenere un secondo. Ah sì, dai, teniamo. Poi vabbè, ci sono un paio di cose che non so, ho buttato qua dentro molto a caso. Questo è un pezzo del cosplay. Poi ho trovato questa, che è tipo una micro action figure di Thor, cioè è davvero carinissima, non so se potete vederla. Vediamo se zoom un pochino in modo decente, sembrerebbe di no. Mi tolgo questo anello perché mi sento un po' ridicola. Ok, quindi ho trovato la miniaturina di Thor, che è molto molto carina. Ogni tanto ci faccio le foto perché... Poi, aspettate che ci sono tre spille. Poi ho trovato questo, che non so che cosa sia, ma sembra una cosa per uccidere. Non ne ho la più pallida idea, dovrebbe essere, mi sembra, un portachiavi. Avevo anche la spada, però ho fatto cambio con Mako. E la busta è vuota, vi avevo detto che non avevo preso praticamente nulla. Allora, questo è un pezzo dell'altro cosplay, quindi lo mettiamo là. È caduto. Allora, questo ovviamente non so bene che cosa farmene, magari lo regalo a qualche mia amica o cose simili. Allora, io ho una fissa per Inuyasha, e giusto per... Sì, stavo perdendo la parrucca Zor. Giusto per questo avevo fatto il cosplay di Shippo, che non so se sapete che è comunque la volpina amico di Inuyasha, anche se comunque si prendono sempre parecchio in giro. E il caso mi ha voluto dare esattamente lui, ma ahia, diciamo così, e mi ha gentilmente donato Shippo, che è una cosa carinissima, e ho creduto che veramente fosse il destino a darmi Shippo, perché è veramente una cosa super carina. E Mako ha voluto la spada, e lei mi ha dato Inuyasha, quindi il caso proprio, vero? Quindi adesso sia il pupazzino di Inuyasha che quello di Shippo, e questo solo mi fa molto piacere. L'ultima cosa che ho comprato è questa. Allora, mettiamo giù un paio di cose, mettiamo giù tipo la fragolina. Allora, questa è ovviamente, si parla di Sailor Moon, quindi di questo meraviglioso fiore. Ora non so se riuscite a vederlo bene, perché appunto c'è una luce di cacca, però poi gli faccio una foto e la posto su Instagram. E vi giuro che ho fatto davvero fatica a trovare cose di Sailor Moon che avessero un prezzo che per me ne valesse la pena, perché io ci sono fissata fin da bambina, però non mi va di spendere un capitale tipo... tutta bella celofanata, e mi sa che rimarrà comunque nella confezione, non penso di tirarla fuori o cosa. E la cosa bella di questo cristallo è che c'è il LED, cioè lo spazio per un LED. Praticamente servirebbe per illuminarlo, quindi se avete tipo quelle lucine, mi ha detto che si può inserire tranquillamente all'interno del buchino, e quindi dovrebbe illuminarsi il cristallo, che poi è comunque a portachiavi. Ora io, se troverò un LED sul rosso o cose simili, giuro di provarlo, perché sono super curiosa
Aspettate perché voglio mettere le cose bene. E poi, ripeto, ho trattato anche un pochino per averla, perché ho comprato più cose da questo stand. E l'altra cosa che ho preso e che mi ha reso molto felice, io ne ho comprata una, poi invece la ragazza è stata così gentile e me le ha regalate praticamente tutte, perché ne ho pagata una sola, e sono queste tre spilline. E quindi c'è Artemis, poi c'è Luna e la spilla di Sailor Moon. Allora, una cosa che ho notato tantissimo è che appunto Sailor Moon quest'anno, se non sbaglio, era l'anniversario o cose simili, e quindi è tornata tantissimo. Però ho sentito cifre per appunto questi per questi prodotti di Sailor Moon davvero esagerati. Cioè lo scettro, voglio dire, perché era uno dei primi di quando ero bambina, io sinceramente 100 euro a me è partito davvero un coccolone, perché seriamente mi sembrava tantissimo. Sì, mi sto mettendo più sulle orecchie perché in realtà mi piace. Non è troppo. Se stessero così. E comunque, la fiera di per sé era organizzata anche molto meglio, cioè la zona food per esempio era fatta molto molto bene, e questo mi ha stupito perché gli altri anni di solito era tutto molto sparpagliato. Non so, di solito mi ricordo che c'era comunque la parte centrale, che è quella con gli stand, che comunque aprono verso le 5, e sia da un lato che dall'altro c'era un po' di food, c'era lì il line bar sia da una parte che dall'altra, da una parte c'era una cosa, da una parte ce n'era un'altra, ed era un tram tram continuo. Quest'anno invece hanno separato in modo, mi sembra, abbastanza omogeneo, quindi da un lato c'era il reparto videogiochi, comunque la lotta, tutte quelle cose che erano sia da una parte che dall'altra. E quest'anno invece da un lato c'erano le cose da mangiare e da un lato c'erano altre cose come i videogiochi appunto, eccetera. Il palco, mi complimento perché quest'anno non hanno chiuso completamente la zona palco, ma l'hanno lasciata molto aperta, quindi io che mi sono esibita la domenica vi dirò che si respirava molto di più, perché l'anno scorso al concerto di Cristina D'Avena, che era completamente tutto chiuso, c'era da morire. E invece quest'anno, comunque essendo nella zona principale del Parco Fellini, è stato più bello, perché comunque c'era molta più aria, essendo di fronte al mare si respirava già di più, e quindi il palco a fronte mare, praticamente, se così posso definirlo, anche se comunque prima c'erano i bagni poi la spiaggia, però questa cosa molto a fronte mare è stata positiva, perché c'era molta aria, lo stand era del palco, comunque la copertura del palco era coperta molto, non era coperta troppo, scusatemi, sì, mi sono sbagliata, era comunque chiusa solo dai lati dei camerini, tutto il resto era comunque aperto, quindi anche una persona che passava comunque poteva bene o male guardarsi lo spettacolo anche da fuori senza dover essere obbligato. Non c'era tutta la calca, nonostante alla sera comunque ci siano stati vari concerti, sì, si vede l'attaccatura, che brutta cosa. In generale devo ammettere che questa fiera mi è piaciuta molto, anche se troppa gente a giocare a Pokémon Go, cioè praticamente ti venivano addosso perché la gente camminava tipo così, avevano tutti sta cosa del ma cosa stai vedendo? Ah no, aspetta, mi sto inquietando perché qui c'è questo ritaglio che non so che cos'è, però mi sta mettendo ansia. Sì, questa faccia la Grinch. Che cosa mi metta? Ok, detto questo, che è il degrado più totale, devo dire che questo Rimini mi è piaciuto tantissimo, anche se... Cioè, veramente? Mi volete far morire? Lo so che uno di voi è un X-Men e mi ha con la telecinesi chiuso la porta per farmi fare un infarto, ma non funziona! Comunque, detto questo, la fiera mi è piaciuta... Questa porta che continua a sbattere, non mi posso alzare perché sono in mutande.
Comunque, questa fiera è stata bellissima, come sempre del resto. Ora, in programma avevo il parco Sigurtà, in teoria non dovrebbe essere un problema, perché appunto comunque non abito troppo lontano dalla zona di Verona, ho comunque un'oretta di macchina, cioè non mi cambierei di molto, stavo per dirlo in dialetto, perdonatemi. Sto già pensando ai cosplay dell'anno prossimo perché sono già emozionatissima anche solo a pensarci. E niente, ringrazio comunque tutte le persone che ho salutato, che anche tante mie amiche, sì, io ce l'ho questa cosa, rimenarmi, capire anche, adesso sto così. E non lo so, oggi mi sono messa anche il rossetto, non so, non c'è poi questa luce orribile, non riesco a capire se sta per piovere, perché in realtà c'è nuvolo, il problema è che io ho le lenzuola fuori, e boh, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Ora tipo finisco di registrare e scopro che fuori è venuto il diluvio universale e le mie lenzuola sono stato pessimo. Vabbè, detto questo, io penso di aver detto tutto quello che potevo dire. Rimini, a me è piaciuto, oh basta, mi è piaciuto tantissimo. E questa ciocca di capelli non ha capito dove deve stare, ma fa lo stesso. Prima del Rimini, ovviamente, in programma sicuro c'è il Cosmoproof a Bologna di nuovo. Quindi noi ci... veramente, io sto video non sa da fa. Ansia. Va bene, ho già capito. Comunque il prossimo evento sarà il Cosmoproof, evento ufficioso, eccetera. Comunque per le altre fiere in programma vi farò sapere. Ora, io ho questo momento di ansia, sto continuando a fissare il dito perché mi è venuto un colone. Detto questo, io vi mando un bacione, vi ringrazio di aver guardato il nostro video. Soprattutto ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, perché siamo a 96 iscritti, appena arriveremo a 100 estrarremo subito il vincitore del giveaway, che è iniziato quando abbiamo iniziato noi, però vedo che gli iscritti stanno aumentando e questa cosa mi fa molto felice. Quindi il giveaway dovrebbe chiudersi tra poco, nel caso comunque abbiamo già preparato i vari pacchi che dobbiamo spedire. Detto questo, ricordatevi di iscrivervi alla nostra pagina Facebook, al nostro Instagram, anche il mio personale se volete, tanto io sono seguito, anzi così, chissà che cosa. E ovviamente noi siamo sia su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Detto questo, io vi mando un bacione, vi ringrazio e spero di farvi rivedere presto. Ciao!